Iniziamo questa seconda parte di questi due giorni e questo formalmente è il 12° simposio su scienza, tradizione e dimensioni del sacro. Complementare per tanti aspetti con il congresso di ieri, il simposio di ieri sulle origini perdute della civiltà e delle trasmissioni archeologici per tanti aspetti. Allora, oggi, sempre sullo stesso argomento delle apocalissi, in questo caso di domani e non di ieri, avremo una serie di interventi molto interessanti. Allora, intanto, diciamo, annuncio un po' chi andrà a parlare. Allora, il primo a rompere il ghiaccio sarà l'intervento di Ilaria Cardelli, che è già pronta a partire. Poi avremo Patrizia Tasselli, poi avremo Giovanni Pelosini e poi Alfredo Belli in mattinata. Poi si succederanno Patrizio Carini, Giorgio Patera, Patrizio Carini e infine dirò anche qualcosa anch'io dopo avervi fatto vedere un interessante filmato di circa un'oretta che merita. Allora, questo è un po' grosso modo l'articolazione della giornata. Allora, diciamo questo, intanto quando si parla di apocalissi future, tutti quanti, ovviamente, scusate il termine colorito, ma così, si toccano, perché dice, oddio, adesso c'è. E è normale che l'apocalisse è sempre stata vista come foriera di disastri totali, eccetera, eccetera. Ma è poi così? Allora, abbiamo chiesto a Ilaria Cardelli di fare un discorso, lei è... studia proprio teologia, quindi è un discorso che è assolutamente vicino a questo. Abbiamo chiesto di fare un discorso proprio sulla letteratura apocalittica e questo è quanto adesso lei andrà a fare. E in seconda battuta dirò che poi il discorso che farà invece Patrizia Tasselli attiene a un'altra cosa molto curiosa e davvero io mi sono, diciamo, industriato poi di convincerla a venire a parlare proprio perché è una cosa sui generis. Normalmente tutti quando parlano di apocalisse, ah oddio, evocano la morte, no? Ah oddio, terrificante, come qui, là. Ecco, lei ci parlerà invece di una cosa abbastanza interessante, ci parlerà del cosiddetto Museo della Morte, il Museo della Muerte, che esiste in Messico e che è motivo di, come dire, di meditazione per tante cose anche che riguardano questo aspetto, no? Va bene, allora io adesso inizierei senza ulteriori indugi. Allora, a questo punto la prima che va a parlare è Ilaria Cardelli, per cui un applauso. Buongiorno. Allora, è importante sottolineare come nel linguaggio comune il termine apocalisse abbia quasi del tutto perso il suo connotato religioso e piuttosto venga usato in modo erroneo come sinonimo di cataclisma o catastrofe. La parola apocalisse, apocalipsis, deriva dal verbo greco apocalipten che significa togliere il velo, portare a conoscenza quanto agli occhi umani resta nascosto e impenetrabile, non tanto perché si riferisce a un futuro inaccessibile, quanto piuttosto perché appartiene al mistero stesso della creazione e della storia, voluta e guidata da Dio. Apocalisse, quindi, non significa svelamento o predizione di cose ed eventi futuri sconosciuti all'uomo, bensì rivelazione. Altri termini che utilizzerò nel corso di questa relazione, di questa esposizione, sono escatologia, che deriva dal greco eschatos, che significa ultimo. Che cosa vuol dire? Praticamente nelle dottrine filosofiche e religiose è la riflessione che si interroga sul destino ultimo dell'essere umano e dell'universo. Per destino ultimo intendo la vita oltre la morte, la venuta degli ultimi tempi, l'avvento del regno di Dio, la realtà oltre la storia, oltre il tempo e oltre lo spazio. Un'altra parola è Messia, che deriva dall'ebraico Mashah, che significa unto. L'equivalente parola greca è Christos, che è tradotta in italiano, è stata tradotta giustamente in italiano col termine Cristo. La nozione di Messia è sempre legata, è strettamente legata alla sua origine, a quella di regalità, e tale regalità
nelle culture antiche del Vicino Oriente era frutto di un'investitura divina. Mi scuso che non ho slide perché non le ho preparate, però a partire dal 70 d.C., dopo la distruzione di Gerusalemme, tra la fine del primo secolo e gli inizi del secondo secolo d.C., il vocabolo Apocalisse viene usato in riferimento ad un genere letterario specifico per indicare un determinato scritto o libro. Quando si parla di letteratura apocalittica, ci si riferisce ad un fenomeno letterario preciso e circoscritto che ha avuto origine nell'ambiente storico-spirituale del giudaismo del V-IV secolo a.C. e che si è esteso fino alla fine del secondo secolo d.C. Nell'apocalittica vengono presentate verità non facilmente accessibili, non individuabili con una riflessione razionale sulla realtà, ma verità rivelate all'uomo tramite la mediazione di esseri appartenenti all'altro mondo, ossia al mondo divino. Il fatto che Dio non parli in prima persona, ma dia le sue istruzioni utilizzando messaggeri celesti, ecco, questo è un fattore rilevante. Questa letteratura, infatti, evidenziando il carattere trascendente di Dio e affermando contemporaneamente che Egli in realtà conduce la storia, ha creato l'attesa di un regno universale. Ha illuminato la contingenza degli eventi storici, ha riletto ampiamente fatti precedenti e ha permesso di scoprire, tra virgolette scoprire, una retribuzione ultraterrena. Questa letteratura ha influito sulla predicazione di Giovanni Battista e su quella di Gesù e sulla primitiva tradizione cristiana. In sé la parola apocalittica viene usata per la prima volta nel XIX secolo e indica un insieme di testi biblici e di libri apocrifi e che poi per i protestanti sarebbero pseudepigrafici, perché i protestanti chiamano apocrifi i libri biblici deuterocanonici, ma questa è un'altra storia. E, dicevo, insieme di testi biblici e libri apocrifi simili nella forma e nel contenuto all'Apocalisse di Giovanni. L'inizio dell'apocalittica è discusso. La dimensione rivelativa di un testo apocalittico è presente nel giudizio sul mondo attuale ritenuto corrotto e luogo di scontro tra il bene e il male, angeli e demoni, materia e spirito, oppressi e oppressori, però proteso verso un cambiamento che si realizzerà a breve, tra breve, sempre secondo l'apocalittica. Le tre caratteristiche di un testo apocalittico, pessimistica, dualistica e scatologica, sono espresse mediante un linguaggio simbolico. Simbolismo umano, animale, telemorfo, numerico, cromatico, che sottolinea la viva attesa di giungere alla libertà in forza di uno straordinario intervento di Dio. Essenziale per l'apocalittica è la dimensione scatologica. L'attesa riguarda il destino della collettività e dell'individuo, il momento dell'instaurazione del regno di Dio e marginalmente, solo marginalmente, lo svelamento dei segreti della natura e del cosmo. I maestri dell'apocalittica ponevano i loro scritti sotto l'autorità di un eminente personaggio della storia della salvezza, la storia della salvezza di Israele, quindi Enoch, Mosè, Daniele, Esdra, Baruch e altre figure autorevoli del passato di Israele, furono così dichiarati autori di questi scritti. Questo procedimento di pseudonimia serviva a conferire autorità al testo e soprattutto a retrodatarlo. Di Enoch, il settimo dopo Adamo, la scrittura dice che camminò con Dio e che fu rapito presso Dio, questo viene detto in Genesi 5, divenendo così, come dice il libro del Siracide, esempio per tutte le generazioni. Poiché si pensò che Enoch fosse vivente nel mondo celeste presso Dio, gli furono attribuite molte rivelazioni. C'è il libro etiopico di Enoch, l'Apocalisse di Enoch, vabbè, insomma, ce n'è diversi, poi c'è il Pentateuco, ma lo dico, il Pentateuco di Enoch, di cui parlerò dopo. Sotto l'autorità di Mosè fu posto il testo apocalittico Assunzione di Mosè, in cui Mosè, prima di morire, trasmette a Giosuè uno scritto contenente insegnamenti sulla fine dei tempi. Di Daniele, mitica figura di giusto e sapiente antico, la scrittura fa menzione solo in due passi del libro di Ezechiele. A lui fu attribuita la paternità del libro di Daniele canonico, quindi quello che è entrato sia nel canone ebraico che nel canone cristiano, il libro di Daniele. I testi canonici, appunto,
sono quelli presenti nella Bibbia, testo in realtà risalente al secondo secolo avanti Cristo. Esdra fu l'organizzatore della comunità giudaica nel post-esilio e a lui è attribuito, tra gli altri, il quarto libro di Esdra, l'opera giudaica non canonica più diffusa e utilizzata negli ambienti cristiani primitivi. A Baruch, segretario di Geremia, testimone della rovina di Gerusalemme e del Tempio nel 587 a.C., è stato attribuito il libro dell'Apocalisse siriaca di Baruch. Questo giusto per fare alcuni esempi, ma si potrebbe continuare almeno per un'altra mezz'ora, ma anche di più, a parlare di tutte le leggi apocalittici. L'apocalittica non è una corrente letteraria omogenea, con caratteristiche e contenuti costanti nel tempo e con problematiche identiche per ambienti diversi. L'evoluzione dei temi, il prevalere in un libro di un argomento che invece è assente in un altro, l'evoluzione di un linguaggio che nell'arco di mezzo millennio si presenta notevolmente diverso, sono elementi da tenere sempre presenti. Sull'essenza dell'apocalittica, uno dei massimi esperti di apocalittica, tra l'altro italiano, Paolo Sacchi, ha dato una risposta precisa e originale, ponendo innanzitutto un problema di metodo che implica tre momenti. Il primo momento è l'accettazione del libro dei vigilanti come apocalittico, tramandato come tale da una lunga tradizione. Il secondo momento è il riconoscimento che il libro dei vigilanti, per la sua antichità, si pensa che possa risalire al V secolo a.C., possa assurgere a misura di apocalitticità degli scritti seguenti, in quanto conformi per continuità o sviluppo al suo contenuto nuovo e innovativo. Terzo momento, il confronto di questo contenuto con gli scritti seguenti, capaci di ricevere l'etichetta di apocalitticità. Allora, la novità ritrovata attraverso minuziose analisi dei libri non canonici consiste nell'individuare l'essenza dell'apocalittica in un evento mitico del passato, nella contaminazione, cioè, di tutta la natura umana, in seguito al peccato degli angeli unitisi sessualmente con donne dalle quali nacquero i giganti. Tale dottrina è variata nel libro dei Giubilei, intensificata nelle opere non apocalittiche, o quantomeno non necessariamente apocalittiche, del maestro di giustizia, il quale porta alle estreme conseguenze l'idea apocalittica che la natura in genere sia stata contaminata dal male, con una contaminazione che dura tuttora. L'uomo è cattivo per sua natura, perché è un essere impuro, questo diceva il maestro di giustizia, e comunque ne parlerò dopo anche di questo. Questo aspetto essenziale dell'apocalittica è presente soprattutto nel libro dei sogni, libro inserito nel cosiddetto Pentateuco di Enoch. Per un chiarimento, il libro dei vigilanti costituisce la prima parte del libro di Enoch, capitoli da 1 a 36, libro etiopico di Enoch, mi sto riferendo a quello, il quale comprende anche il libro delle parabole, dal capitolo 37 al capitolo 71, il libro dell'astronomia, capitoli da 72 a 82, il libro dei sogni, da 83 a 90, e l'epistola di Enoch, nei capitoli dal 91 al 108. In tutto 5 libri o sezioni. Secondo alcuni studiosi, tra cui il Paolo Sacchi che dicevo prima, il libro dei vigilanti avrebbe una parte più antica, ossia la sezione che va dal capitolo 1 al capitolo 11, che sarebbe derivata dal libro di Noè, e una più recente, dal capitolo 12 al capitolo 36, la quale rappresenterebbe uno sviluppo, nel senso che, secondo questa sezione, la causa del male non risiederebbe più nello svelamento dei misteri celesti da parte di Azazel, ne ha parlato ieri anche Giacomo Bonettini, non risiederebbe più nello svelamento dei misteri celesti, bensì nella contaminazione di tutta la natura in seguito al peccato degli angeli, quello che dicevo prima, del quale se ne parla anche nel libro della Genesi, Genesi 6, 1-8. Ricapitolando, quindi, l'essenza dell'apocalittica è incentrata su un fatto futuro, ossia l'atteso intervento divino liberatorio. In testi tardivi, infatti, emerge la certezza del definitivo trionfo di Dio, in un'epoca di pericoli e di persecuzioni, atteso spasmodicamente quando l'oppressione e il male si fanno più intensi, è il giorno di Yahweh. La società apocalittica è aperta al futuro, a uno straordinario intervento di Dio, e i fatti dolorosi
sono visti come sintomi della fine dell'oppressione e dell'inizio del regno di Dio. L'apocalittica deriva in un certo senso da quello che viene chiamato profetismo, ne è derivazione e contemporaneamente anche parte integrante, quantomeno sotto alcuni aspetti. Anche se ci sono alcune divergenze sostanziali. Per esempio, i profeti sono intenti a interpretare il presente, mentre gli apocalittici sono proiettati verso la fine dei tempi, spesso ritenuta imminente. La storia individuale e collettiva è contemplata dal punto di vista praticamente della fine di questo mondo, questo mondo qua. Il giudizio di Dio per i profeti può essere evitato con una sincera conversione capace di cambiare la storia. La stessa storia che invece per gli apocalittici è ormai irrimediabilmente perduta. Oggetto dell'azione di Dio sono per i profeti Israele e le nazioni, per gli apocalittici è invece il mondo intero. A questa prospettiva universale si unisce il particolarismo di gruppi ristretti o segreti che giunge a quell'esoterismo di cui pare non esista traccia nel profetismo. Quanto alla forma e al linguaggio, come dicevo prima, l'apocalittica si distingue per un ampio uso di immagini mitiche, per il passaggio dall'anonimia alla pseudonimia, per un'accentuazione, un orientamento diversi del simbolo, per il cambiamento di uno stile orale spontaneo in favore di uno studiato e scritto. Anche se comunque il messaggio apocalittico non è frutto di un ragionamento umano, ma è un dono, viene considerato come un dono, un'illuminazione, quasi un'investitura di Dio. Discordante con la concezione profetica della storia fondata su tradizioni di elezione, è la determinazione apocalittica dei tempi ultimi. I soli salvifici, preceduti dal peccato, da un abisso, da una grande catastrofe, che ha la sua causa prima all'interno dell'uomo e degli imperi da lui fondati. C'è una certezza, la certezza di una nuova creazione, con la punizione dei malvagi, questo è fondamentale. E quindi il mito delle origini viene escatologizzato, ed è questa profezia escatologica che porterà all'Apocalittica. Al tempo di Gesù tutto il popolo attendeva l'avvento del Messia. Esistevano numerosi messianismi perché non esisteva un'unica espressione religiosa, un unico giudaismo. Ogni giudaismo, ogni espressione del giudaismo era caratterizzato da una specifica convinzione e da una peculiare visione teologica e escatologica. Ciascuno di questi giudaismi aveva assunto una propria ideologia messianica e si coordinava più o meno esplicitamente con una certa visione politico-sociale. Ogni gruppo religioso e ogni partito aveva il suo sedicente messia, oppure aveva idee ben precise su come dovesse essere e quale ruolo avrebbe dovuto rivestire nella storia. C'era quindi una varietà di aspettative messianiche e all'interno di esse vi erano diverse interpretazioni del suo ruolo e della sua identità. È all'enochismo che si deve l'elaborazione dell'idea di un messianismo celeste e ultraterreno. Il libro di Daniele, parlando del figlio dell'uomo, riferendosi al Messia, alla venuta del Messia, eccetera, eccetera, ne rivela i caratteri predominanti, dicendo della sua origine ultraterrena, del suo nascondimento, del ruolo affidatogli dall'Altissimo di compiere il giudizio, di venire alla fine dei tempi, il cristianesimo poi dirà tornare, parlerà di seconda venuta, di porre un limite al progresso del male, di raccogliere il mondo per riconsegnarlo al suo Signore, instaurando così il regno futuro, il regno di Dio. Qui tutto si gioca sull'identità segreta e celata di un essere celeste, il quale porterà il tempo al compimento per dare il via al giudizio divino. Anche nella comunità di Qumran possiamo attestare, grazie ai ritrovamenti archeologici, la presenza di ideologie messianiche. Non è chiaro né quando né perché questa comunità si sia formata. Dal momento che l'espressione religiosa settaria cumranica nacque probabilmente da una separazione dal Tempio di Gerusalemme e da un ambiente di vita sacerdotale, i testi di base conservarono la convinzione che i poteri regale politico e sacerdotale religioso dovessero rimanere distinti, cosa che purtroppo non era così, tutto quello che era il culto legato al Tempio di Gerusalemme, si erano un po' corrotti parecchio.
In questi testi si parla dell'avvento di due messie distinti, il messia di Aronne, ossia il messia sacerdotale, e il messia di Israele, messia regale davidico. Il messia re, il suo ruolo, era quello di intervenire militarmente nella grande battaglia che si sarebbe svolta alla fine dei tempi. L'esercizio della regalità del messia re non viene associato a un regno temporale e terreno. La sua importanza era somma, ma restava subordinato al messia sacerdotale, al quale si alludeva menzionando la stella della profezia di Balaam, numeri 24. A Qumran si parla anche di una terza figura, essa viene descritta come il profeta precursore. Non è un messia, ma il suo avvento, la sua azione, è collegata con l'avvento escatologico dei messia regale e sacerdotale. In alcuni testi aramaici pre-qumranici, ad esempio nell'apocrifo di Daniele, compaiono nomenclature particolari come quella di figlio di Dio, figlio dell'Altissimo, riferiti espressamente a un personaggio futuro. Non è vero quindi che tutti i movimenti e le correnti di pensiero del tempo di Gesù stessero aspettando un messia umano. Vi erano filoni di pensiero inseriti in correnti apocalittiche che avevano elaborato un ritratto trascendente della figura attesa e che tendevano ad accantonare e ridimensionare la valenza politico-regale. A Qumran, quindi, si trovano condensate diverse interpretazioni messianiche. Con Gesù e l'avvento del cristianesimo, quindi con il successo avuto dal gruppo dei seguaci del Messia Gesù, si ha una sorta di mutazione delle aspettative escatologiche, ossia si inizia a parlare di seconda venuta del Messia Gesù, alla fine dei tempi, per giudicare tutta l'umanità, anche i morti, e premiare o condannare eternamente singoli individui. Questa sarebbe la parusia. Nella Chiesa apostolica primitiva si attendeva questa parusia con la convinzione che fosse imminente. Con il passare degli anni sorsero varie problematiche e questioni in merito al ritardo della parusia. Tutto ciò portò alla formazione delle prime riflessioni teologiche da parte dei padri della Chiesa, con la finalità di dare una spiegazione teologicamente accettabile a questo ritardo. Da qui, nel cristianesimo, si inizieranno a vedere differenze interpretative che a volte porteranno a scismi o eresie vere e proprie rispetto alla dottrina centrale. Avremo il millenarismo, che trova il suo fondamento teologico nell'Apocalisse di Giovanni, nella quale si trova il termine millennio per 6 versetti consecutivi, e si trova prefigurato il millennio in altri 2 passi biblici, uno nell'Antico Testamento al Salmo 89, dove si dice: ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte, e uno nel Nuovo Testamento, nella seconda lettera di Pietro, dove si dice: davanti al Signore un giorno è come 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno solo. Il millennio di cui parla Giovanni, o chi per lui, visto che sul reale autore del libro non ci sono notizie certe, ma solo ipotesi da parte degli studiosi, annuncia l'inizio di un'era nuova nel segno della pace universale, conseguente a un temporaneo trionfo di Cristo e delle sue schiere e all'imprigionamento provvisorio di Satana in attesa dell'avvento definitivo del regno di Dio sulla terra. Il millennio è simbolo della vittoria delle forze del bene su quelle del male. L'Apocalisse di Giovanni, entrata poi nel canone dei libri del Nuovo Testamento, presenta 2 combattimenti escatologici, intervallati dal regno dei 1000 anni. Nel primo combattimento viene distrutto l'impero dell'Anticristo con tutti i suoi seguaci e Satana viene incatenato e reso impotente. Seguono 1000 anni in cui regnano il Cristo e i martiri e i santi. Allo scadere di questo tempo Satana compie un secondo e ultimo combattimento escatologico, ma anche questo non va a buon fine. Satana così viene quindi eternamente gettato nello stagno di fuoco insieme alla morte. Resta soltanto la Gerusalemme celeste. Da notare il parallelismo con il libro di Enoch, dove Azazel e Smeiaza vengono legati e imprigionati sottoterra per il peccato commesso di fronte a Dio, portando la conoscenza agli uomini a Azazel, e per aver guidato la rivolta contro Dio, ossia essersi uniti sessualmente alle donne umane, generando giganti, sia Smeiaza che Azazel,
anche se Semeyaza, secondo il libro di Enoch, è colui che guidava la rivolta degli angeli. Il libro di Enoch, tenuto in grande considerazione dalla Chiesa cristiana primitiva, non è però entrato nel canone, ad eccezione della Chiesa copta, la quale lo ha inserito tra i libri canonici. Nonostante abbia rivestito grande importanza nell'evoluzione del pensiero ebraico, anche qua il libro di Enoch non ne fa parte, non fa parte del canone ebraico. Ci sono testi apocalittici scritti in epoca cristiana, non esiste solo l'Apocalisse di Giovanni, come ad esempio l'Apocalisse greca di Pietro, grosso modo secondo terzo secolo d.C., l'Apocalisse di Paolo nelle sue due versioni, copta e greca, entrambe del terzo secolo d.C., l'Apocalisse della Vergine, anche qui due versioni, etiope e greca, la quale rappresenta un riadattamento dell'Apocalisse greca di Paolo, nel quale il nome dell'Apostolo è sostituito da quello della Vergine Maria. Pare risalga al IX secolo d.C. Da menzionare anche l'Apocalisse di Tommaso del IV-V secolo d.C., che riprende come contenuti la canonica Apocalisse di Giovanni. Tornando al millenarismo, sempre rimanendo nella cultura cristiana, possiamo sottolineare che anticipa e prelude il momento escatologico, segnando il passaggio tra storia e metastoria, salto questo che prevede la salvezza, ma la prevede solo nella trascendenza. Per tutto il Medioevo, tutta la filosofia fu assorbita dalla dottrina cristiana. Il pensiero cristiano medievale è volto a riconoscere nella storia dell'umanità le tappe del diffondersi del regno di Dio, la presenza del progetto divino nella storia umana, in modo da non essere impreparati al momento della parusia, al momento della seconda venuta di Cristo, e quindi quando, insomma, l'ho detto prima. Il millenarismo, che si è sempre conservato nella tradizione cristiana ortodossa, oggi si manifesta anche in movimenti religiosi come Testimoni di Geova, la Chiesa cristiana millenarista, la Chiesa del Regno di Dio, la Chiesa cattolica apostolica, da non confondersi con la Chiesa cattolica romana, che è quella guidata dal Papa Vescovo di Roma, la Chiesa neoapostolica, i Davidiani, per esempio, giusto per citare qualcuno. I Davidiani derivano da una scisma con la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno e sono famosi, purtroppo, per i tragici fatti accaduti nel 93. Praticamente sono quelli che si dettero fuoco. Anche la Chiesa avventista possiamo collocarla nella corrente millenarista, per esempio. Abbiamo parlato di apocalittica, di millenarismo antico e moderno, di messianismi ed aspettative escatologiche a vari livelli, alle quali per 2500 anni o forse più abbiamo creduto, ottenuto, per fede, senza oggettive e razionali prove, come non ci sono prove, empiricamente parlando, di tutto ciò che concerne l'ultraterreno, il trascendente e il divino. Ciò nonostante, in ogni cultura e in ogni epoca ci si interroga da sempre sull'esistenza o meno di una vita oltre la morte fisica, e ci si interroga su tutto ciò che va oltre l'esperienza sensibile e la percezione fisica umana. L'uomo da sempre si pone domande esistenziali e cerca risposte che siano il più possibile rassicuranti, risposte che colmino il senso di vuoto che si porta con sé dalla notte dei tempi, risposte sul senso della vita, e vede in un utopico al di là il luogo di rifugio ideale, dove potrà essere eternamente felice e appagato, dove non esiste morte e nulla muore mai. Ho finito. Roberto Dorme. Grazie, Laura. Un po' lungo. Bene, questa carrellata che ci hai fatto sulla letteratura apocalittica serve un po' come rompighiaccio, no? Per il discorso.